Buonasera a tutti, bentrovati, così numerosi. Questa sera qui si terrà il primo incontro politico della lista Una città da cambiare. Quindi la campagna elettorale entra nel vivo questa sera. Condivideremo insieme a voi questo momento, questo inizio. Con candidato a sindaco del comune di Melito Porto Salvo abbiamo l'ingegnere Carmelo Minniti. Allora Carmelo, che ne dici? La cambiamo questa città? Un applauso. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza qui oggi. Prima di ogni cosa, in questa domenica molto particolare, permettetemi di porgere i miei auguri a tutte le mamme. Datemi solo un secondo. Simbolico alle candidate mamme vuole essere anche un ringraziamento per il loro impegno. Allo stesso modo ringrazio anche le mamme, mogli e compagne dei candidati uomini, ivi compresa mia moglie, che stanno anche loro sopportando la fatica del nostro impegno. Ora iniziamo dando la parola ad alcuni dei candidati a consigliere che mi hanno chiesto di intervenire. A dire il vero avrebbero voluto prendere la parola praticamente tutti, ma il tempo a nostra disposizione è comunque limitato e ci saranno comunque altre occasioni nei prossimi giorni per prendere la parola. In particolare già vi annuncio che giorno 17 saremo nel Rione Marina, continueremo il nostro giro di incontri con i cittadini. Prima, quindi iniziamo con il dottore Mario Alberti che procederà con il primo intervento. Grazie a tutti. Allora dico, prima di iniziare, non è doveroso, io non sento dovere nel ringraziare, ma sento piacere di ringraziarti Carmelo. L'ho già fatto in conferenza stampa, però desidero ripeterlo. Ti ringrazio per aver creato questa squadra, ti ringrazio per aver trovato le condizioni che tutti perdevano a un certo punto e tu hai ritrovato per poter partecipare a questa tornata elettorale. Una tornata elettorale di un'importanza notevole per il nostro paese, quindi grazie Carmelo. Grazie oltre a Carmelo ai compagni di viaggio con i quali stiamo percorrendo veramente un cammino. Ci stiamo divertendo, questa è la cosa ecco, che voglio pubblicamente affermare e voglio dirvelo pubblicamente, ma forse ce lo siamo anche già detti. Grazie a questi compagni di viaggio giovani, dentro e fuori, ma anche grazie ai compagni di viaggio che sono giovani soltanto dentro, e ce ne sono un paio, me compreso. Allora, altro ringraziamento che vorrei fare è un ringraziamento a tutti voi, un ringraziamento alla piazza,
perché la piazza è il luogo dove si fa politica, non esistono altri luoghi dove si fa politica. E gli angoli oscuri, e le case, e gli accordi e altro non ci interessano, non li vogliamo. Quindi questo è il luogo dove si fa politica. Grazie per essere venuti numerosi, grazie. Io mi sento un po' confinato, sono abituato anche un po' a muovermi, però rispetto un attimino la scaletta. Allora, vedo tanti giovani, sono contento della presenza di tanti giovani. A questi giovani noi dobbiamo qualcosa, dobbiamo restituire il contenuto, il concetto di politica, perché è quasi normale che adesso i giovani si distanziano dalla politica, si distanziano perché non sono abituati a comprenderne, non li abbiamo abituati a comprendere il vero significato di questo termine. Politica significa risolvere i problemi della collettività, non significa altro, tutto ciò che è diverso da questo concetto è altro, quindi questa è la politica. Giovani, avvicinatevi tranquillamente che qui si fa politica vera. Allora, vorrei, il mio intervento è centrato sui diritti, che sono anche, costituiscono anche in qualche modo il mio impegno quotidiano da parecchi anni a questa parte. I diritti dei cittadini provengono, sappiamo tutti, dalla Costituzione, però non voglio impelagarmi in qualcosa di eccessivamente normativo o didattico, ma i diritti provengono direttamente da quello che noi chiamiamo bisogni, i bisogni dei cittadini. E allora proverò a isolarne qualcuno anche per capirci, e soprattutto, visto che in parte noi oggi affronteremo il programma, i punti, perché insomma molti, qualcuno stamattina va a dire ma i programmi sono tutti uguali, non è così. Allora, chi pensa che i programmi sono tutti uguali, io invito a prendere il nostro programma, che è una versione slim, a scaricarlo dal sito e andare a capire se realmente i programmi sono tutti uguali o no, e comunque anche su questo a confrontarci. Il nostro programma contiene cosa si deve fare, come lo si deve fare e soprattutto con quali fondi si pensa di fare qualcosa, perché sennò altrimenti non sono programmi, sono promesse, e noi promesse non intendiamo fare. Allora, cominciamo a ragionare sui diritti della gente, e cominciamo a ragionare sui diritti delle persone anziane. Per fortuna il nostro paese non ha una percentuale elevatissima di persone anziane, però cominciamo anche a immaginare questo paese, questo territorio, piuttosto esteso, quindi l'anziano che vive a Muso Puniti probabilmente può avere meno opportunità dell'anziano che vive al centro di Torino. Noi abbiamo circa il 18%, 18% e qualcosa di persone anziane. In questo preciso momento, e questo è corretto dirlo, il tavolo tecnico dell'ufficio del piano di zona, al quale ho partecipato fino alla settimana scorsa prima di sospendermi da portavoce del forum dell'area grecanica, perché c'è un'incompatibilità formale e sostanziale, è riuscito ad attivare nella forma, nella sostanza, ciò accadrà sicuramente nel mese di giugno, due servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone anziane. Perché vi dico questo? Perché la paternità di questi due servizi, lo dico per onestà, è in questo momento dell'amministrazione uscente, ovvero della commissione prefettizia, che nessuno si prenda questa paternità da giugno, luglio in poi. Quindi questo è un percorso di chiarezza. Però ci sono altri buchi nei diritti di questa gente, delle persone. Un buco è rappresentato dalla casa di riposo. La casa di riposo Sorriso al Tramonto. Non so, sicuramente molti riconoscono la storia di questa casa di riposo, perché è da tantissimi anni presente sul territorio di Melito, che dà ospitalità alle persone che altrimenti non potrebbero essere assistite presso il proprio domicilio. La realtà è che questa casa di riposo è chiusa dal 2012 ed è una casa di riposo accreditata presso la Regione Calabria per 22 posti. Viene a significare che noi abbiamo un bene comune, che noi sappiamo che è di proprietà della provincia, incomodato l'uso al comune di Melito, questo le sappiamo, non sto a ripetere. Una priorità di questa amministrazione, della nostra amministrazione, sarà riprendere questo percorso, perché indipendentemente dalla destinazione non è possibile che un bene comune sia lasciato lì a marcire, ed è uno.
pensiamo un attimino a un percorso di mobilità. Quando ho citato così, diciamo quasi spontaneamente, un problema di opportunità che ci può essere tra l'anziano che vive a Muso Puniti e l'anziano che vive a Merito Centro. Ebbene, la differenza la fa la mobilità, la fa esattamente la possibilità di recarsi presso il centro di Merito per fare qualsiasi cosa. E allora immaginare, ma lo immaginano anche altri, però cominciamo a pensare anche il come, diamo un'impronta nuova a questa campagna, non diciamo soltanto il cosa, diciamo anche il come, così i cittadini poi in qualche modo anche si regolano e scelgono. Immaginare una mobilità leggera, sostenibile, intraurbana, ma come immaginarla? Attingendo dal parco auto in disuso che da anni c'è nell'area Grecani, che quando dico disuso intendo mezzi acquistati con fondi pubblici e lasciati marcire nei cortili perché la loro destinazione iniziale è stata snaturata. Allora immaginare, ma per immaginare questo il comune di Merito deve riacquistare autorevolezza, deve riprogrammare tutto un percorso insieme a tutti i comuni del distretto. Quindi si può immaginare tutto, come si potrà immaginare, ma lo accenno soltanto, il percorso della città metropolitana, la risoluzione delle problematiche dell'ospedale e della salute pubblica, ma se il comune di Merito non si siede con competenze e autorevolezza nei tavoli distrettuali, questo percorso è praticamente impossibile. Le persone con disabilità. Nell'affrontare questo tema io desidero fare un attimino una differenza. Spesso la condizione di disabilità viene edulcorata da termini diversamente abile o altro. Non utilizziamo termini crudi, quale può essere per esempio portatore di handicap, perché ci suona male. Ma che cos'è un disabile se è confinato a casa? Che cos'è? Non è una persona che porta uno svantaggio, non è una persona che porta un handicap. E allora diciamo le cose per come stanno. Vedete persone in giro con la carrozzina per il nostro paese? Io non ne vedo da anni. Non ne vedo da anni, e non ne vedo da anni per un semplice motivo: perché nessuno le accompagna, perché molte sono confinate a casa, perché l'evoluzione negativa della patologia impedisce a queste persone anche di fare le scale, perché la legge 13 dell'89, non del 2013, dell'89, è una legge disattesa, completamente disattesa, perché le persone non sanno cos'è e nessuno gli dice che cos'è. Anni fa provai a fare questo percorso in tutto il distretto, provai a informare i comuni, le famiglie, affinché in qualche modo provassero a farsi sostenere rispetto a questa normativa che permette di avere dei contributi per il superamento delle barriere architettoniche. Ebbene, trovammo, grazie a qualche comune allora virtuoso, sto parlando di una quindicina d'anni fa abbondanti, ecco, è un ricordo per radica nel passato, trovammo fondi alla regione che nessuno chiedeva. E allora qual è il problema? Sono i soldi o la programmazione? Sono gli obiettivi o è quanto c'è realmente nel portafogli? Questo diciamocelo chiaro. Gli obiettivi, l'obiettivo della politica deve essere quello, lo ripeto ancora a metà del ragionamento, di risolvere i problemi della gente. Basta, non ci sono altri obiettivi. Parliamo di disabilità, mi viene un attimino da pensare al bellissimo gesto dei bambini calabresi che di fronte a un bus non attrezzato che impediva di fatto al ragazzino, stiamo parlando della scuola, al ragazzino disabile a salire, di salire sul bus per andare in gita, i ragazzini di tutta la classe si sono rifiutati di andare in gita, quella gita non si è fatta. I ragazzini hanno dato un messaggio fortissimo a noi adulti: non va bene la diseguaglianza, noi dobbiamo perseguire le pari opportunità completamente. Quindi quei ragazzini rimaniamo a casa tutti, perché non è possibile non immaginare che ci possa essere qualcuno che vive una differenza, una diversità, e che diventa handicap soltanto quando noi gli neghiamo il diritto, in quel caso della gita, altri casi la mobilità, altri casi i servizi. Vorrei ricordare, e non so però se realmente in questo momento, ecco, ammetto di non conoscere, la situazione dell'ascensore al comune di Merito. Io non so se funziona, ma so che per molti anni non ha funzionato.
questa situazione, che mi auguro sia risolta, anche se è un po' random, insomma, a volte sì, a volte no, a volte funziona, a volte no, è una situazione vergognosa, perché la disabilità motoria può colpire chiunque, può colpire chiunque di noi in questo momento, per cui è impossibile, e poi parliamo di partecipazione, è impossibile non avere, diciamo, ecco, un ascensore funzionante per assistere a un consiglio comunale. Quindi anche da queste cose la città cambia, anche da queste cose cambia la città. Tornando ai ragazzi, e poi diciamo non ruberò altro tempo perché mi sa che c'è un po' di preoccupazione alle mie spalle. Tornando ai ragazzi, noi abbiamo un debito verso le giovani generazioni, soprattutto sul versante proprio dei contenuti politici. Abbiamo instillato nei ragazzi che la politica è sporca, che la politica si fa al buio, che la politica si fa tramite gli accordi, che non conta chi sei ma conta quanto voti porti, conta il pacchetto dei voti, conta questo. Però costruire una macchina elettorale, costruire una lista di portatori di voti, non è detto che poi domani questa lista sarà nelle condizioni di governare. E questa è la differenza. E allora alle giovani generazioni noi dobbiamo qualcosa, dobbiamo chiarezza anzitutto adesso, ma dobbiamo assumere dei precisi impegni. Le cose cambiano quando si partecipa. Immaginare una modifica allo statuto comunale, che va bene, istituisce degli elementi di partecipazione, nell'articolo 33 si parla di consulta delle politiche sociali, che non è convocata da anni, quindi il ripristino immediato di questo meccanismo di partecipazione degli enti alla programmazione dei servizi. Ma immaginare la modifica dello statuto per aprire il consiglio comunale dei ragazzi. I ragazzi devono capire come funzionano le cose, non come non devono funzionare. Quindi un impegno che noi possiamo assumere pubblicamente è quello di intervenire direttamente su tutte le parti che in qualche modo strozzano la partecipazione del cittadino. Questo è un pezzettino da affrontare e lo affronteremo. Sui ragazzi mi veniva da pensare un'altra cosa, e anche in questa piazza, perché questi sono luoghi dove le persone della mia generazione sono in qualche modo cresciuti, hanno giocato. Il diritto al gioco non esiste più, la rua, la strada non esiste più. E allora poter immaginare che questi luoghi ritornino ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai ragazzi di tutti, che poi in questo momento sono i ragazzi nostri, è percorso obbligato. Noi dobbiamo su questo rafforzare anche la vigilanza, l'educazione stradale. Non mi addentro in una tematica che non mi appartiene, mi interessa soltanto che questi ragazzi tornino in strada a giocare. In qualche modo si farà. Per concludere, anche se realmente non sto per concludere, ma dico per concludere per rassicurarvi, così voi vi sentite tranquilli, ma nella sostanza non sto per concludere. Allora, il diritto alla cultura è un diritto inalienabile, e se noi affrontiamo proprio la tematica dei diritti, noi insomma ne possiamo contare migliaia, quindi io ne ho tirati fuori alcuni, ma la cultura deve essere alla portata di tutti e per tutti. La cultura deve partire da quelli che siamo, dalle storie di vita, dalle persone che abitano tuttora a Melito, dagli elementi virtuosi, e non mi riferisco soltanto ai grandi nomi, alle persone che hanno fatto grande questo paese, ma mi riferisco particolarmente alla gente umile, possiamo dire questo termine perché abbiamo sempre detto, lo ripetiamo, l'umiltà è la virtù dei forti, quindi alla gente umile. Alla gente umile che fa la storia di giorno in giorno. Poter immaginare un percorso facilitato sicuramente da un assessorato attento che non fa solo eventi, ma estrapola la cultura di un luogo, ne fa storia, la cataloga, la documenta, le storie di vita. Allora, un futuro assessorato alla cultura deve avere questo compito: restituire ai cittadini quello che sono con il contributo degli stessi cittadini. Poi
l'ultimo che ti sei avvicinato per frenare, io ho capito, diciamo, ma ho proprio finito. L'ultimo diritto è corretto dirlo, ed è il diritto al voto. Ora qualcuno dirà, insomma, che viene a dirci, il voto è conclamato. Allora, è morta gente affinché noi votassimo e non lo possiamo sprecare. Quindi il voto parentale, amicale, di scambio, di favore, di restituzione, di speranza è una vergogna e non ci permetterà di scegliere e di andare avanti. Io vi chiedo di prendere questo diritto in pieno, di farlo vostro e di cambiare questa città. Grazie. Non è stato facile farlo rimanere nei tempi che avevamo stabilito. Ora vi parlerà la dottoressa Abate, che è un'altra delle nostre candidate d'oggi. Allora, io, dato che Mario, come dire, è andato oltre quelle che erano i minuti previsti, diciamo, che avevamo stabilito un po' per tutti, cercherò di essere un po' breve e ovviamente io vi vado a parlare di due argomenti che sono correlatissimi fra di loro e che cercherò di rendere sicuramente un po' meno, un po' più abbordabili, diciamo, per tutti, quindi meno tecnici. Innanzitutto la questione del lavoro. Noi non siamo la lampada di Aladino, questo è poco ma sicuro, perché noi non stiamo promettendo posti di lavoro, non siamo nelle condizioni di farlo, perché diciamo, la situazione della disoccupazione in generale, poi a merito, è sicuramente drammatica, però sarebbe ancora più drammatico se noi ci ponessimo in una condizione di risolvitori di tutti i problemi dei giovani, dei disoccupati, di chi cerca lavoro, di chi comunque fa fatica ad andare avanti. Quello che noi possiamo fare, in virtù anche della, voi vedete qui una bandiera, c'è quindi la presenza dell'Europa. Cosa significa questa bandiera per noi? La bandiera è un simbolo, quindi noi nel nostro programma, laddove parliamo di lavoro, andiamo a toccare quella che è la cosiddetta strategia europea 2020, che riguarda l'occupazione. Quindi, in base a questa strategia, l'Europa ci chiede fondamentalmente, tra le altre cose, due cose principalmente: il concetto di occupabilità, che è diverso comunque da quello di occupazione. L'occupabilità riguarda la possibilità di ogni cittadino, di ogni giovane, di ogni ragazzo melitese di poter essere informato, quindi di poter essere a conoscenza di quelle che sono tutte le possibilità di formazione, di lavoro, di possibilità di scambio in Europa, di mobilità. Quindi noi nel nostro programma come gruppo abbiamo deciso che attiveremo quasi da subito uno sportello che alcuni conoscono sotto il nome di Informa Giovani. Perché abbiamo voluto fare questo? Perché io faccio questo lavoro da 11 anni alla provincia, mi occupo di orientamento e quindi vi posso dire che da Reggio Calabria fino a Locri non esiste, e questa è una cosa gravissima, un centro che dia delle informazioni ai ragazzi. Se una persona ha bisogno di fare un curriculum, vi faccio un esempio banale, un mezzo, uno strumento che oggi viene richiesto molto dal mondo del lavoro, che è il curriculum Europass, mi dite dove va più a merito, chi lo può aiutare? Non c'è nessuno, quindi noi abbiamo pensato di attivare questo Informa Giovani non solo ovviamente per aiutare i giovani nella ricerca attiva del lavoro, quindi non solo i giovani ma ovviamente tutti i disoccupati, le donne in reinserimento lavorativo, i lavoratori in mobilità, quindi non solo gli strumenti ma anche tutte le opportunità. Per esempio attualmente ci sono in preavviso alla provincia dei bandi che verranno attivati da qui a poco nel settore formazione, quindi secondo noi l'ente locale deve essere attento a questa parte di orientamento, alla parte di occupabilità dei cittadini. Il secondo punto della strategia 2020 riguarda la cultura d'impresa, quindi le cosiddette start-up. Qui a Melito, nel settore, in tutti i settori, magari quelli che sono propriamente del territorio, possiamo dire che sono l'agricoltura, quindi il bergamotto, il miele, ma anche il turismo, quindi sviluppare la cultura d'impresa in questi settori.
ed è possibile. Voi pensate che fino a 20 anni fa non esistevano qui delle strutture, per esempio ad accoglienza ricettiva, ad ospitalità diciamo familiare, per esempio il bed and breakfast, le case vacanza, non esistevano i lidi. Cioè noi, sicuramente è stato uno sviluppo molto lento qui a Merito, però io credo che in questi 20 anni si è sviluppato il turismo, però non si sono sviluppati allo stesso tempo i servizi turistici. E io fondamentalmente ci tengo a sottolineare questo, all'importanza del turismo, perché mi sono stancata, e credo anche voi, di vedere l'assessorato al turismo sempre come un assessorato di serie B. Cioè non è più possibile che sia così. Di serie B, voi pensate che Merito Porto Salvo è un paese che è rimasto indietro di circa 30 anni. Nell'epoca dell'informatizzazione e della globalizzazione, dove tutti i paesi sono una vetrina in tutto il mondo, quindi i turisti a Merito vengono perché ci vedono comunque su internet, Merito non ha ancora un sito internet. Vi faccio un esempio banale: un sito internet non diciamo comunale, ma che sia di promozione del territorio, laddove si possa diventare diciamo tutti vetrina, possa essere una vetrina per quanti operano come, sul territorio, quindi per chi offre da mangiare, per chi offre dei servizi di svago, dove dormire. Se voi guardate dei siti per esempio come Tropea, la città di Tropea, che ha fatto dei passi da gigante, sicuramente aiutata anche dall'aeroporto che è nelle vicinanze di Tropea, quindi Lamezia, però se guardate anche Soverato, cioè sono avanti di 30 anni perché hanno fatto del marketing la loro forza. E poi mi preme sottolineare un'altra cosa. C'è chi parla di turismo senza avere alcuna contezza di chi è il turista di Merito. Il turista di Merito, abbiamo fatto una piccola analisi, posso dirvi che l'ho fatta con contezza, perché anch'io ho fatto diciamo questi percorsi di consulenza e di orientamento, e poi ho deciso di avviare questa attività di bed and breakfast. Adesso credo che siamo circa 9 o 10 in tutto Merito, spesso lavoriamo in rete pur non essendoci un'associazione. Sicuramente un punto da sviluppare sarà anche questo, quindi il costituire rete per tutti gli operatori turistici, magari una consulta tra tutti coloro che si occupano di turismo. Il turista di Merito chi è? Fondamentalmente non è più legato, questo vi può sembrare strano, all'emigrazione calabrese. Cioè noi pensiamo che viene a Merito soltanto il parente che sta a Milano, in Francia oppure a Torino. Non è così. Non è così, e chi sa e fa turismo, anche una pizzeria, un lido, si accorge che cominciano ad arrivare sempre di più turisti stranieri, quindi tedeschi, francesi, americani. C'è stata anche una piccola presenza di russi e di giapponesi, questo ve lo dico con dati alla mano, e sfido chiunque a dirmi che sia il contrario. Il turista che viene a Merito si accorge innanzitutto di due problemi. Le classiche domande sono la spazzatura, queste montagne di spazzature infinite, e questi edifici diciamo lasciati al caso, queste cattedrali nel deserto. C'è chi dice, mi ricordo un signore una volta che mi disse: ah, però che bella questa zona, tutta in costruzione, complimenti. In realtà era il contrario. Quindi l'assessorato al turismo secondo noi dovrà avere uno stretto collegamento con tutti gli altri settori, cioè del decoro urbano, dell'ambiente, dell'edilizia, cioè un'attenzione nei periodi estivi alla pulizia delle spiagge, ai parcheggi, alla creazione di servizi come per esempio una navetta per pentedattilo. La priorità del nostro gruppo, sicuramente non tralasciando anche altri punti di interesse storico, diventerà pentedattilo, perché pentedattilo è il fulcro. Pentedattilo è il fulcro di questo paese, è il volano di sviluppo. Lo posso dire forse perché sono anche un po' di parte, nel senso che io opero da anni sul territorio di Pentedattilo, e posso dirvi che l'amministrazione comunale è completamente assente. Assente perché, non lo so perché sinceramente, lo è stata negli anni passati o lo è tuttora. È assente perché non esiste nessuno che venga per esempio a controllare il borgo prima di qualsiasi evento. Pentedattilo non si vede più dalla strada, se voi vi ricordate qualche anno fa era bellissimo, era illuminato, ci sono stati dei turisti che ci hanno detto che lo vedevano dalla Sicilia, adesso è spento.
completamente al buio. Io sfido qualsiasi altra regione che abbia questo gioiello a trattare Pentedattilo allo stesso modo in cui questo comune finora l'ha trattato. E lo dico perché ci tengo a sottolineare, ritornando alla caratteristica del turista di oggi, che il turista viene qui solo per Pentedattilo. Non viene qui perché c'è il lungomare da finire, anche se sicuramente è una cosa che andrà toccata anche quella, le opere di ristrutturazione che ci sono nel paese, ma il turista viene perché l'ha visto in una guida Pentedattilo, lo ha visto grazie al lavoro dell'associazionismo che c'è stato in questi anni, per fortuna. Però non basta, non può bastare, il comune si deve interessare di Pentedattilo, deve cercare in tutti i modi di promuoverlo, di partecipare alle fiere. E vi faccio quest'altro esempio: la regione Calabria qualche tempo fa ha mandato un'email a tutti gli operatori turistici dicendo, e anche al comune, dicendo di partecipare alle seguenti fiere in Italia e all'estero. Ebbene, non credo che nessuno, a parte Bucambù e quindi un'agenzia del territorio eccetera che sia andata alla BIT, non credo che ci sia stato nessuno che sia andato come operatore turistico locale, magari con una brochure, con dei programmi, con dei pacchetti turistici su merito in altre fiere. Quindi questa è un'attenzione preponderante, cioè chi parla di turismo deve avere contezza di chi è il turista del territorio e di che cosa manca prima di parlare di opere grandiose, di edilizia e quant'altro. Io ho finito, credo di essere stata anche, si è messo faticato con me la cosa. Sono tante le cose che potremmo dire tutti quanti, però ci sarà modo. Grazie. A dire il vero, mi ero un poco preoccupato quando ho visto ancora il foglio numero 1. Io personalmente parlavo a braccio, quindi. Ok, ora tocca all'avvocato Mario Siviglia. Ringrazio, buonasera, grazie per essere intervenuti così numerosi. Io, contrariamente a quelle che sono le mie abitudini, stasera sono un po' emozionato. Noto tra il pubblico la presenza di mia madre, alla quale rinnovo gli auguri per la festa della mamma. E sono contento e la ringrazio perché so che per lei è una grande fatica essere qui oggi. Il tema che voglio introdurre, quindi il contributo che io voglio dare, riguarda il tema della legalità e della trasparenza. E ho sentito che qualcuno non ha ritenuto di dover articolare in maniera approfondita all'interno del proprio programma questo punto, perché è implicito in qualunque programma, in qualunque amministrazione. Sì, è vero, è implicito se interpretiamo nel senso letterale il concetto di legalità, ossia agire nel rispetto della norma, nel rispetto della legge. Io ritengo che il concetto di legalità debba essere interpretato anche in maniera, per così dire, semantica. E allora non possiamo fare a meno di notare che la legalità è coerenza, la legalità è trasparenza, la legalità è il rispetto per il proprio ruolo e il rispetto del ruolo degli altri. E quindi noi abbiamo ritenuto di dedicare una parte discretamente articolata a questo concetto. Non possiamo negare che il nostro comune è stato sciolto per la terza volta per infiltrazioni mafiose. Negare questo significa negare i fatti e pertanto, voglio dire, la nostra amministrazione metterà come lotta alla criminalità organizzata, all'andrangheta, con la costituzione di parte civile nei processi, sarà un punto prioritario di lotta alla criminalità organizzata, così come sarà un punto prioritario la lotta alla clientela, alla corruttela che alberga nelle pubbliche amministrazioni, far tornare il comune quella che è la casa dei diritti dei cittadini e non più la casa dei privilegi e dei favori per pochi privilegiati. E pertanto noi abbiamo ritenuto di creare nel nostro programma la creazione di una white list, di una lista bianca di imprese sane, che nel caso in cui lavori, forniture di servizi per l'importo, diciamo, non vengano devolute alla SUAP, andremo a pescare all'interno di questa lista di imprese sane. Ma il punto che mi preme particolarmente introdurvi è forse, dal punto di vista della tempistica, la prima emergenza dal punto di vista della legalità. Io esercito la professione di avvocato e ho vissuto sulla mia pelle la soppressione di quello che era un presidio
dell'amministrazione della giustizia, che era l'ufficio del giudice di pace e la sede distaccata del tribunale. Ora, il decreto cancelliere che ha soppresso questi uffici, è inutile ricordare che Melito era sede di pretura, e quindi voglio dire il prestigio che di avere all'interno del proprio territorio un presidio, un baluardo di amministrazione della giustizia, non vale la pena ricordare questi concetti. Però il decreto cancellieri all'epoca aveva consentiva, diciamo, di salvare dalla soppressione determinati uffici come quelli del giudice di pace a fronte dell'impegno da parte delle amministrazioni di garantire, insomma, l'autonomia dal punto di vista economico. È vero, a seguito di segnalazione da parte della classe forense, dell'avvocatura melitese locale, i commissari avevano imbastito un tavolo di trattative con gli altri sindaci delle amministrazioni all'interno del cui bacino giurisdizionale valeva l'ufficio del giudice di pace del tribunale, per cercare di salvare questi uffici. Ora, in quell'occasione il progetto non andò in porto, perché mi pare che il comune di Montebello formulò il dissenso e quindi abbiamo assistito alla soppressione. Adesso si presenta un'occasione più unica che rara, irripetibile, perché il recentissimo decreto milleproroghe consente la riapertura di questi uffici a fronte sempre dell'autonomia dal punto di vista dei costi. La scadenza è impellente, è il 31 luglio, quindi uno dei primi impegni che la nostra squadra, laddove dovesse essere eletta, intenderà riaprire quel tavolo di trattative con i comuni, cioè verranno rinnovati i consigli comunali di diversi comuni dell'area, riaprire quel tavolo di trattative per restituire a Melito l'ufficio del giudice di pace. Dicevo poc'anzi che dal punto di vista della semantica la legalità si può essere intesa anche come coerenza, trasparenza, e allora nel corso della conferenza stampa d'apertura, di presentazione, io avevo anticipato che per quello che mi riguardava almeno, ma è un intento di tutta la nostra squadra, di attuare uno stile sobrio, nel senso di non demonizzare le figure dei nostri avversari, però chi si candida a sindaco, cioè alla fine questa è una cosa seria, si deve esporre alla critica dell'elettorato e delle altre forze politiche. Noi riteniamo di porci come l'unica forza rinnovatrice, l'unica vera alternativa sana alle prossime competizioni. Volete forse negare che uno dei problemi che attanaglia la nostra comunità sia quello del trasformismo politico? Il dibattito politico pubblico è scaduto completamente. Il processo democratico a Melito Porto Salvo è macchiato da un'anomalia. Non c'è il principio di alternanza tra le varie forze politiche, i vari schieramenti. Sono sempre le stesse famiglie, sempre le stesse persone che magari con un po' di maquillage cambiano il candidato, mettono il cugino, mettono il parente, mettono l'amico, ma sono i soliti potentati familistici che da una vita amministrano questo comune. E quindi se il risultato è questo, basta guardarci intorno, e io credo che il trasformismo sia uno dei problemi. E allora voglio dire io al candidato a sindaco ingegnere Meturi, che da 20 anni, nelle ultime 5 amministrazioni è stato sempre candidato, si è sempre contraddistinto per un'incoerenza politica, nel senso che non ha mai finito con la stessa coalizione con cui ha iniziato il mandato, adesso viene e si pone come alternativa di rinnovamento per questo comune. Io non credo che questo sia possibile. Mi avvio alle conclusioni prima che il fantasma si aggiri, introducendo un altro tema che secondo me va di pari passo, questo è trattato in maniera unitaria con il concetto di legalità, trasparenza e coerenza. Forse il problema della centrale a carbone. È vero, il TAR ha concesso, diciamo, è stata vinta una battaglia, è inutile ripeterci per una questione di sintesi, non vado oltre. Però forse, secondo me, non dobbiamo abbassare la guardia, perché io ve lo dico anche per esperienza personale, le sentenze, i provvedimenti giudiziari, se non sono definitivi, possono essere sempre ribaltati.
E allora, io dico, il candidato a sindaco della lista Merito Cambia, l'ingegnere Marino, non era forse il vicepresidente del Corestit, un comitato spontaneo a sostegno della centrale a carbone con tante uscite pubbliche? Io lancio questa domanda, la lancio a voi, la lancio a chi vedrà questo video. Laddove il problema centrale a carbone dovesse acquistare reviviscenza, non lo so, per ipotesi, io nell'ipotesi malaugurata, io spero di no, che il Consiglio di Stato, qualcuno, riproponga il problema. Noi vogliamo un candidato a sindaco pro centrale in maniera a spada tratta, come è stato l'ingegnere Marino. Vogliamo un'altra amministrazione che come la precedente, quando il problema centrale a carbone giunse all'interno del Consiglio Comunale, hanno allegramente deciso di non decidere, di temporeggiare. Io ritengo di no. Quindi, dal punto di vista della coerenza, o l'ingegnere Marino chiarisce questo passaggio, magari lo può fare di fronte, visto che dice di avere il sostegno del Partito Democratico, quando le altre sfere del Partito Democratico verranno a Melito a sostenere ed appoggiare la sua candidatura, lo faranno anche a mezzo stampa, potrà chiarire davanti a loro quella che è la sua posizione sulla centrale, atteso che, non lo dico io, il Partito Democratico ha una posizione ufficiale da diverso tempo. Pertanto io vado a concludere ringraziandovi nuovamente e spero che da qui a un mese, ci saranno altri incontri, sicuramente potremo approfondire questi argomenti, ma spero che da qua a un mese, quando ci insedieremo, perché io sono convinto che possiamo vincere e vinceremo, lanceremo le basi del nuovo cambiamento, perché io penso veramente che il cambiamento siamo noi, solo noi che possiamo essere l'alternativa. Grazie. Bene, ora tocca alla dottoressa Minniti. Manuela. Buonasera a tutti. Io volevo iniziare il mio intervento motivando il perché, insomma, della mia candidatura e della mia entrata in questo gruppo. È innegabile l'immensa stima e il profondo affetto che nutro nei confronti del nostro candidato a sindaco Carmelo Minniti e sono pienamente d'accordo e condivido quindi quelli che sono i valori, gli ideali, la serietà dei miei compagni e dei punti del programma che attentamente sono stati sviluppati. Sono una mamma e quindi in questo momento vorrei ringraziare e fare gli auguri a tutte le mamme che sono presenti e non. Sono una mamma e quindi ho a cuore il bene del paese per quelli che rappresentano, che sono i nostri primi cittadini, sono i nostri figli che ci danno la forza di agire, quindi dalle quali traiamo la forza per agire, per metterci la faccia e quindi di conseguenza volere che il cambiamento avvenga davvero. I punti del programma che io andrò a trattare sono due, perché ritengo più vicini a me per le competenze ma anche per l'esperienza personale. Sono la nostra attenzione nei confronti delle imprese locali e la valorizzazione delle aree verdi. Per quanto riguarda il primo punto, permettetemi di dire, vorrei essere una sorta di portavoce di quelle che sono le problematiche delle imprese locali momentanee, insomma, vista la crisi, che sono sicuramente soffocate dalla pressione fiscale che deriva senza ombra di dubbio dalla situazione economica di crisi che viviamo non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e quindi di conseguenza sono soggette a problemi, insomma, e anche alla politica che nel corso degli anni, la politica folle che nel corso degli anni siamo stati attenti, insomma, abbiamo subito. Nel contempo mi voglio anche rendere partecipe di denunciare quella che è la mancata proporzionalità tra quelle che sono le imposizioni tariffarie e la reale situazione sociale di ogni cittadino contribuente. Infatti noi molto spesso paghiamo molto di più rispetto a quello che potremmo pagare e non solo, questa mancata di proporzionalità viene anche vista nel rapporto con la qualità dei servizi che viviamo, insomma, che ci vengono forniti. Il nostro impegno quindi sarà sicuramente quello di rivalutare la politica tariffaria in modo da renderla più equa e più efficiente, ma anche sicuramente un controllo nei confronti dell'evasione.
Un altro problema, insomma, che a livello personale, di esperienza, insomma, mi sento di poter riscontrare, che ho riscontrato, è la difficoltà che le imprese sentono nell'accesso al credito, subiscono nell'accesso al credito. Molto spesso, insomma, secondo me, a mio avviso, dovrebbero essere agevolate quelle imprese che verranno poi inserite nella cosiddetta white list, che sono quelle aziende, cioè bianche, pulite, che non solo quindi godono di una fiducia economica, ma che non hanno procedimenti penali a carico. Di contro vi confermo e vi specifico che verranno supportate e sostenute quelle aziende che sono storiche, che nonostante le difficoltà economiche tirano avanti, insomma cercano di dare del loro meglio, e nel contempo verranno agevolate le start-up innovative, come parlava prima Adalgisa, in modo da far sì che i giovani sentano la possibilità e lo stimolo di voler rendersi partecipi della crescita del nostro paese. Queste start-up innovative verranno seguite dalla nascita dell'idea imprenditoriale, quindi passando poi per la costituzione del progetto di impresa e successivamente durante la vita. E per comunque evitare e per evidenziare tutte le problematiche riscontrate, verranno favoriti i tavoli di confronto e di dialogo tra i cittadini o gli imprenditori e l'amministrazione, in modo da far venire fuori quelli che sono i problemi che si vivono tutti i giorni, cercare di trovare una soluzione a tali problemi e quelli che sono eventuali problemi nuovi. Quindi a questo punto ho evidenziato quelle che sono le aspettative delle imprese nei confronti dell'amministrazione futura. Permettetemi che a questo punto vorrei esortare e in particolar modo invitare le imprese a diventare cittadini attivi, dimostrando il loro impegno a livello civico e sociale. Mi permetto di farlo perché nel corso degli anni io, quindi mio padre, nella nostra azienda abbiamo promosso l'inserimento, l'assunzione, la formazione o il reinserimento di fasce socialmente più, che sono le fasce più socialmente più deboli. In particolare negli ultimi anni abbiamo sposato il progetto di sostenere i minori in situazioni di disagio attraverso la loro formazione. Adesso passo invece alla trattazione del secondo punto, che è quella della rivalorizzazione delle aree verdi, e noi, insomma, come azienda, insieme ai nostri collaboratori, è da circa 3 anni che abbiamo adottato, a titolo sicuramente gratuito, spontaneamente, non abbiamo nessun tipo di agevolazione da nessun punto di vista, la rotonda di San Leonardo, dove è custodita la Madonna della Pace. Noi l'abbiamo presa in cura, abbiamo la manutenzione, l'abbellimento, ed è proprio intenzione del nostro movimento quella di mettere in pratica e quindi attuare degli incentivi fiscali per le imprese o gruppi di cittadini che restituiscono qualcosa in termini di abbellimento e manutenzione degli spazi pubblici. E quindi attuano degli interventi di decoro urbano che quanto previsto dall'articolo 24 del decreto Sblocca Italia, e che è in accordo con il principio di bellezza che sta alla base del nostro intero programma. Io ho concluso, non sono quella più breve. Vi ringrazio per l'attenzione. L'unica che ha rispettato i tempi per questa mattina. Ora tocca alla dottoressa Orlando Letizia. Mi sistemo come meglio credo. Buonasera a tutti. Grazie per la vostra incoraggiante presenza. Ho appena visto le forze dell'ordine e ringraziamo anche loro. E la piazza così numerosa fa pensare, mentre vi osservavo, appunto pensavo che c'è proprio sete di condivisione, di libertà, di cambiamento, e forse era da molto tempo noi che aspettavamo momenti come questi a Melito,
momenti in cui durante la campagna elettorale ognuno si troverà di fronte a un bivio: scegliere la strada del cambiamento e quindi diventare attori, protagonisti principali, oppure aspettare passivamente in un angolo così silenziosamente. Chi te la fa fare, Letizia? È la domanda che mi è stata rivolta tantissime volte durante questa campagna elettorale, prima, forse dopo, durante, anche nelle declinazioni dialettali. Chi me la fa fare? A un certo punto non è più possibile stare a guardare, perché ad un certo punto il coraggio prende il posto della pigrizia, la dignità è più forte del compromesso e il bene comune si accoppia con le parole rispetto, libertà e dignità, quello che merita questo paese. Il bene comune è il sostegno ai più deboli, il bene comune è lo sviluppo sostenibile di questo paese. Il bene comune sono anche i servizi che noi paghiamo ma che puntualmente non ci vengono garantiti. Ho qui con me una bolletta della Tari. Io come lei, signora, vorrei non pagare questa somma, vorrei non corrisponderla, o comunque vorrei pagarla ma aprire la finestra e non vedere più cumuli di rifiuti. E allora noi ci siamo detti: ci siamo chiesti cosa bisogna fare per cambiare sempre questo verbo che, come vedete, noi lo utilizziamo spesso, cambiare questa situazione. Mentre stilavamo questo programma ci siamo domandati cosa serve. Non ci siamo limitati a dire introdurremo la raccolta differenziata, non vi fate abbindolare da chi all'interno dei programmi ha inserito che introdurrà la raccolta differenziata. Perché il bando relativo ai servizi di igiene ambientale è già sui tavoli della stazione unica appaltante, per cui a breve si conoscerà il gestore di questo servizio. Nessuno si prenderà il merito di questi tre sindaci, compreso il nostro. È un merito dei commissari prefettizi. Allora noi abbiamo detto: cosa facciamo? No, non ci siamo limitati alla raccolta differenziata. La raccolta differenziata era una cosa troppo scontata, troppo comoda. Rifiuti zero è la nostra strategia, perché si può. Abbiamo pensato a tutte quelle politiche rafforzative della raccolta differenziata, partendo da una campagna di sensibilizzazione che prenderà in considerazione tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché bisogna iniziare da loro. E soprattutto l'introduzione di politiche incentivanti ai cittadini virtuosi. È giusto che chi fa bene la raccolta differenziata venga premiata. Quindi l'introduzione della raccolta differenziata non è una novità nei programmi elettorali. Questo è fare politica: conoscere la situazione attuale di un territorio, conoscere gli atti pubblici e quindi accessibili a tutti. Noi lo abbiamo fatto. Verso il cammino di rifiuti zero, nel 2015 riteniamo che un cittadino non debba più pagare 222 euro per 114 metri quadri, ma è giusto che un cittadino paghi in base ai conferimenti, in base alla produzione dei rifiuti, quindi convertiremo questi importi in vere e proprie tariffe. Abbiamo pensato anche di rendere partecipe il cittadino verso il cammino di rifiuti zero. Per cui abbiamo pensato anche di introdurre delle assemblee in cui il cittadino diventerà partecipe di tutte quelle che sono le attività che metteremo in piedi e soprattutto anche rendere pubblico un bilancio ambientale. Con noi potrete capire lo stato di salute del vostro territorio e del nostro territorio. Ma non ci siamo fermati qui: riuso, riduzione e riciclo sono le tre parole chiave del programma nostro e nella parte ambientale. Il compostaggio domestico, per esempio, deve divenire una realtà. Non è vero che occorrono grandi investimenti per poter attuare questa pratica, assolutamente no. Nel proprio orticello lo possiamo fare. Quindi il nostro intento è quello di dare delle compostiere a tutti i cittadini, ovviamente anche riconoscere degli incentivi a chi attua questa pratica. Andiamo a prenderci uno di quei terreni di proprietà comunale
e facciamo sorgere un bel centro comunale di raccolta, così tutti i cittadini potranno andare lì a conferire i propri rifiuti ingombranti anziché vederli alla fiumara. Cosa comporta per il comune? Incentivi da parte dei consorzi di filiera. Voi portate i rifiuti là e il comune riceverà degli incentivi, sembra strano, ma può ricevere anche degli incentivi il comune, fino ad ora forse ha sborsato dei soldi. E vi posso garantire che tutti questi progetti che io vi ho citato sono progetti che possono essere attuati in tempi immediati, con i fondi nazionali, con i fondi dei consorzi di filiera e con i fondi della Comunità Europea, che noi non ci lasceremo sfuggire. Verrà adottata la strategia zero Eternit anche, è un problema anche questo nel nostro territorio. Per cui noi abbiamo diviso in due fasi questo progetto. La prima fase, che consentirà di dare innanzitutto delle informazioni, una campagna di sensibilizzazione su questo tema, perché effettivamente i cittadini sono disorientati sul tema. E poi inizierà a fare una mappatura di quella che sono le coperture in amianto in questo territorio. È un obbligo per il comune e non è mai stato fatto, lo dice la legge regionale 14 del 2011, i comuni devono fare dei censimenti relativi alle coperture in amianto. Dato di questi giorni, l'Arpacal ci dice che solamente il 5% dei comuni calabresi ha dato praticamente questi censimenti all'Arpacal. Cosa significa? Che l'Arpacal non potrà mai avere dei dati veri, veritieri su quelle che sono le coperture in amianto presenti in Calabria, e in più la regione Calabria non potrà mai attuare gli interventi di bonifica. In più molti ci domandano, come diceva Mario prima, ha detto qualcosa sulla centrale a carbone, è una domanda che ci viene spesso rivolta: qual è la nostra posizione circa la questione della centrale a carbone? Noi ribadiamo ancora una volta che siamo contro ogni forma di politica che metta in pericolo la salute dei cittadini. Quindi siamo contro la centrale a carbone e contro gli inceneritori che sono stati invocati da sindaci di altre liste. A noi non interessano questi progetti. Concludo dicendo che il nostro modus operandi porterà alla creazione di un Amelito senza padrini e senza padroni. Non ci faremo prendere sotto braccio, non ci faremo ammaliare da parole sussurrate all'orecchio. No grazie, abbiamo detto, no grazie, mi dispiace, non c'è posto per te. Abbiamo detto a quelle persone che girovagavano a 24 ore dalla presentazione delle liste per trovare un posto, una collocazione migliore e prendere una promessa per un assessorato: no grazie, voi rimanete fuori. Abbiamo sbattuto le porte in faccia a quelle persone, protagoniste dello scempio di questi anni, e che voi comunque vi state ritrovando in altre liste. No grazie, continueremo a dirlo. Chi vuole parlare con noi deve farlo con un impegno preciso per ridare dignità a questo paese, perché è a questa merito che noi vogliamo parlare, è a questa merito che noi vogliamo dare voce e ascolto, ed è a questa merito che... per questo merito che noi consumeremo le suole e cammineremo per tutto il territorio per ridare dignità, bellezza e rispetto. Grazie. Prima di dare la parola al dottore Bacciglieri, volevo informare tutti che nel gazebo alle vostre spalle è possibile lasciare qualunque tipo di suggerimento, indicazione, critica anche a ciò che stiamo dicendo oggi o a quello che abbiamo fatto nei giorni precedenti. I tempi sono stretti e quindi riusciremo difficilmente a farlo alla fine del nostro comizio, però vi invito a avvicinarvi, a lasciare lì delle proposte o qualsiasi altra idea avete in mente. Lui è reduce da una partita, però è sempre in forma. Buonasera a tutti, è un piacere vedere una piazza così gremita. Il nostro candidato mi ha affidato il compito di parlare di salute e di sport, un po' banale. Conoscete tutti il mio impegno nell'ambito dello sport e del calcio in particolare, e in questo paese solo chi fa sport e chi ha fatto sport per tanti anni sa quali sono le difficoltà, quali sono
gli ostacoli che ciclicamente si ripresentano per tutti. Soltanto un'amministrazione competente, soltanto con questa, le varie realtà sportive di merito, che non sono solo il calcio, sono tutte le realtà sportive, possono continuare a svolgere il loro prezioso ruolo sociale di aggregazione e, perché no, anche ambire a traguardi più prestigiosi. La nostra amministrazione vuole fare ciò creando un tavolo tecnico permanente con tutti i rappresentanti delle società sportive, per garantire a tutti il pieno utilizzo delle strutture esistenti, per il loro miglioramento e, perché no, anche per crearne di nuove. Non tutti lo sanno, ma Melito quest'anno può vantarsi di aver disputato un campionato di Serie A. L'ha disputato con le ragazze del calcio 5 femminile. E sapete perché non lo sanno tutti? Perché a Melito non c'è il palazzetto, e queste ragazze, come i ragazzi del calcio 5, sono dovuti emigrare a Reggio a disputare le loro partite in casa. Si torna sempre lì, il palazzetto dello sport, questa struttura sulla cui carcassa sono state costruite campagne elettorali negli anni con risultati pari a zero. Noi abbiamo le idee chiarissime, noi non abbiamo intenzione di considerare il palazzetto dello sport solo come un bene del nostro comune, noi abbiamo intenzione di considerarlo come un bene di tutto il distretto, di tutta l'area grecanica. Insieme ai sindaci e ai comuni dell'area grecanica abbiamo intenzione di istituire una task force per il reperimento di finanziamenti innovativi. Lasciate stare chi vi dice che costruirà il palazzetto dello sport con i fondi del comune, perché non è così. E parliamo adesso dell'ospedale. L'ospedale è un tema abusato, un tema strumentale, ogni campagna elettorale puntualmente viene fuori, ma poi appena inizia lo spoglio elettorale tutti se ne dimenticano, anzi il venerdì sera quando si chiude la campagna elettorale. Il sindaco, voi sapete che è la massima autorità sanitaria del comune, e sarà fondamentale il ruolo della conferenza dei sindaci dell'area grecanica, sarà fondamentale che questa conferenza si riappropri dei compiti e dei diritti che gli spettano per legge. Il primo cittadino di merito dovrà esserne la guida. In passato questi compiti sono stati svolti, con un ruolo passivo, un ruolo di sudditanza verso il principe politico di turno. Non vi dimenticate di tutti quei politici regionali, quei politici nazionali che prima di ogni elezione vengono qui a fare la loro passerella all'ospedale, chiedendo consenso, il vostro consenso. Quegli stessi politici che i nostri avversari si vantano di avere tra le loro fila, al loro sostegno, cosa di cui peraltro non c'è traccia di ufficialità. Il 15 di questo mese il nostro ospedale compie 100 anni. Poverino, come l'hanno ridotto. Il nostro impegno sarà rivolto alla conferma e alla restituzione di tutti i servizi e le unità operative che un ospedale generale, un ospedale di base come Melito prevede. Noi lo faremo con i fatti, non lo faremo solo a chiacchiere, e sappiamo di cosa stiamo parlando. Ieri da questo stesso palco ho sentito esultare per l'abolizione del decreto 18 famoso della giunta regionale nel 2010, il decreto che si è accanito contro il nostro ospedale massacrandolo, iniziando con la chiusura del punto nascita. È vero, questo decreto è stato sostituito dal decreto numero 9 del 2 aprile del 2015, ma il rimedio è stato peggiore del male. Nessuno dice che è stata creata sì la struttura operativa complessa di chirurgia generale, ma è stato declassato al servizio di anestesia struttura semplice. Tra l'altro la struttura di anestesia al Gioia Tauro è rimasta struttura complessa, a Melito no. Il nostro laboratorio analisi verrà ridimensionato a centro prelievi. Non vi è traccia dei servizi che garantiscono prestazioni in regime di day hospital e ambulatoriali come la dermatologia, l'otorinolaringoiatria, l'oculistica, l'oncologia, la gastroenterologia, l'ecografia. Di queste non c'è traccia. E permettetemi di aggiungere una cosa, questa volta adesso senza essere accusato di interessi personali sul punto nascita. Il punto nascita è una vicenda per me assai dolorosa, perché so quanto mio padre ha lottato e ha sofferto per la sua soppressione. L'allegato numero 7 del decreto numero 9, di cui abbiamo appena parlato, specifica chiaramente che Melito continuerà a erogare solo prestazioni di ginecologia. L'ostetricia non esiste, non credete a chi vi dice che forse il punto nascita verrà riaperto. Questo lo chiederemo anche al Presidente Oliverio se verrà il giorno 22.
Nello stesso allegato, il punto nascita di Soverato, che nel decreto di chiusura dell'ospedale di Melito rimaneva aperto, pur rimanendo sotto i 500 parti, rimane aperto. Da premettere che dal 2010 ad oggi non ha mai raggiunto i 500 parti, oltre al danno alla beffa per questo territorio. E ora vi chiedo una cosa, prima di votare, pensate veramente all'ospedale e quali sono i bisogni sanitari del nostro paese? Non dimenticatevi di quelli che erano qui a governare, ad amministrarci, che hanno scordato e che hanno accettato passivamente il depauperamento dell'ospedale. Non ve lo dimenticate questo, perché sono gli stessi che vengono a chiedervi il voto adesso, senza nessuna vergogna. Perché ora vi chiedono il voto e millantano anche il sostegno alla rinascita dell'ospedale. Ci vuole coraggio. Prima vado a concludere anch'io. Io vi invito la piazza, invito Melito, invito i miei concittadini ad ascoltarci, a partecipare come non mai a questa campagna elettorale. Sento da più parti riecheggiare questa parola cambiamento, tutti parlano di cambiamento, ma di che cosa parlano? Il cambiamento secondo loro forse è una ritinteggiatura della facciata. Noi non la pensiamo così, noi sappiamo che il cambiamento lo si trova nel modo di fare la politica, al servizio della gente e non sulle spalle della gente. Il cambiamento si trova nel modo di cercare i consensi attraverso le idee, non attraverso le promesse, attraverso i programmi condivisi con i cittadini. Il diritto al voto va esercitato liberamente, basta alle clientele, basta ai nepotismi, basta alle famiglie che puntualmente ad ogni elezione si schierano, alzano le vele andando dove li porta il vento. Questa logica e questo modo di intendere alla politica ha portato al disastro economico e sociale che è sotto gli occhi di tutti voi. Ve lo ripeto, scegliete liberamente quando vi ritroverete nel chiuso della cabina elettorale. Scegliete in base alle qualità morali e professionali dei candidati a sindaco, ma soprattutto scegliete anche in base alle qualità degli aspiranti consiglieri, perché saranno loro ad amministrare il vostro e il nostro paese, saranno loro a garantire il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Tutti noi, i giovani e i meno giovani di questa lista, siamo per la grandissima maggioranza la prima esperienza politica, ma siamo tutt'altro che degli sprovveduti e ve lo dimostreremo. Certo, ci tacciano di inesperienza, ma se essere esperti significa aver amministrato come hanno amministrato questi espertoni, mai non ci vantiamo di esserlo. Noi siamo una squadra coesa, composta da persone oneste, persone competenti e soprattutto da persone libere. È la nostra storia, è la storia delle nostre famiglie a parlare per noi. Noi non abbiamo avuto nessuna, e ribadisco, nessuna responsabilità politica del disastro di questo paese. Questo è il cambiamento. L'unica lista che può parlare di cambiamento è una città da cambiare. Per tutti questi motivi, cari concittadini, io chiedo il vostro sostegno per tutti noi candidati consiglieri nella lista Una città da cambiare e per Carmelo Minniti, sindaco di Melito Porto Salvo. Grazie. Ora parlerà Nina Iaria, che nonostante un po' di raucedine è qui, ci teneva comunque a essere presente e a prendere la parola. Buonasera a tutti, scusate la voce, mi ha colpito la febbre, ma non mi ha abbattuta e quindi sono qui. Per completare il quadro già esauriente che hanno delineato i miei compagni, io vorrei affrontare un tema che mi sta molto a cuore, che riguarda il rapporto tra la tutela del territorio e la tutela della salute dei cittadini. Noi sappiamo che il nostro territorio rappresenta per noi una ricchezza fondamentale ed è per questo che all'interno del nostro programma prevediamo moltissimi interventi che hanno ad oggetto il territorio e diretti sia a valorizzare questo bene al fine di ottenere quello sviluppo economico ed occupazionale di cui il nostro paese necessita, sia per tutelare in realtà la salute dei cittadini.
Il nostro territorio presenta delle caratteristiche e delle specificità che lo rendono veramente unico. Innanzitutto sappiamo che soltanto nella nostra fascia è possibile la coltivazione del bergamotto. Riguardo a questo punto, nel nostro programma noi abbiamo previsto una serie di interventi diretti a sviluppare la coltivazione di questo importantissimo frutto. In particolare abbiamo previsto delle agevolazioni fiscali per tutti coloro che vorranno destinare i propri terreni agricoli alla coltura del bergamotto. Con riguardo alle agevolazioni fiscali che abbiamo previsto, io vorrei aprire una piccola parentesi. Ascoltando i comizi, con le conferenze di questi giorni, ho sentito promettere l'abolizione dell'IMU. Secondo me è una promessa che non potrà mai essere mantenuta, perché tutti noi sappiamo che l'IMU è un'imposta che si compone di due parti, una parte di competenza comunale e una parte di competenza statale. Quando noi parliamo di agevolazioni fiscali, facciamo quindi riferimento alla possibilità di ridurre o di eliminare, nei limiti del possibile, la parte di competenza comunale, fermo restando l'obbligo di pagare la parte che spetta invece allo Stato. Quindi chiunque promette il contrario, l'abolizione dell'IMU per 20 anni e così via, in realtà fa una promessa che non può assolutamente mantenere. Usa uno specchietto per le allodole che usano normalmente i politicanti. Noi non siamo tali, siamo tutte persone alla prima esperienza, non vogliamo promettere niente, vogliamo essere molto chiari e quindi specificare quali sono i nostri interventi. Tornando al discorso sul territorio, un ulteriore elemento che caratterizza l'ambiente che ci circonda, forse non tutti lo sanno, è la presenza di 4 zone SIC. Le zone SIC sono dei siti di interesse comunitario, perché sono stati individuati dalla stessa comunità europea per i quali la comunità europea prevede dei fondi diretti alla loro valorizzazione e alla loro tutela. Queste 4 zone SIC presenti nel nostro territorio sono la Fiumara di Melito, la spiaggia di Pilati, il borgo di Pentidattilo e i calanchi di Maro Simone. Rispetto a queste zone noi prevediamo una serie di interventi, innanzitutto degli interventi diretti a intercettare, come non è stato mai fatto in passato ed essendo anche dotati delle specifiche competenze, tutti gli investimenti che sono previsti a livello comunitario per la valorizzazione e la tutela di queste zone. Dall'altro lato stiamo elaborando un progetto che prevede dei percorsi naturalistici all'interno di queste zone che rappresenteranno un importante strumento, innanzitutto sotto il profilo occupazionale, perché sarà necessaria ovviamente la presenza di operatori che accompagneranno i turisti in questi percorsi, la presenza di persone che si occuperanno della manutenzione di questi luoghi e dall'altro lato questi percorsi saranno anche degli strumenti di tutela dei luoghi stessi, perché attraverso l'intervento di questi personaggi a cui ho prima fatto riferimento ci sarà la possibilità di effettuare un controllo diretto per esempio denunciare immediatamente eventuali atti di danneggiamento o per esempio denunciare le discariche abusive che sono così presenti purtroppo nelle nostre fiumi. A queste zone SIC io aggiungerei anche una particolare attenzione nei confronti del Paese Vecchio, il nostro centro storico. Nel nostro programma abbiamo previsto una serie di interventi che anche in questo caso prevedono agevolazioni fiscali ma soprattutto una semplificazione burocratica per favorire l'apertura di piccole botteghe artigiane, di piccole attività commerciali tra i vicoli del Paese Vecchio, in modo tale che anche questa zona possa diventare un importante polo di attrazione turistica all'interno del nostro Paese. Un ulteriore elemento che caratterizza il nostro territorio è sicuramente la presenza di un mare straordinario. Io ho avuto la fortuna di viaggiare, prediligo le località marine e devo dire che difficilmente mi è capitato di trovare un mare altrettanto bello come il nostro. In questo senso la nostra azione amministrativa assumerà una duplice direzione. Da un lato sarà diretta a tutelare questo bene fondamentale
contro qualsiasi forma di inquinamento. Dall'altro lato ci sarà un'azione diretta a valorizzare questo bene e soprattutto a garantirne una maggiore e sempre migliore fruibilità da parte sia dei cittadini sia di tutti i turisti che visiteranno il nostro paese. E in questo contesto vorrei soffermarmi un attimo su un problema che in questi giorni è molto acceso a merito, riguarda l'apertura dei lidi. Ci tratta di tutte quelle strutture che in questi anni hanno in realtà animato le nostre bellissime spiagge. Bene, il nostro impegno sarà quello di occuparci direttamente, già dal giorno successivo alle elezioni, di questo problema, in modo da instaurare un tavolo di confronto e di trattativa con le associazioni dei balneari al fine di trovare la soluzione migliore. E questo per due motivi fondamentali. Primo, perché si tratta di attività che, sia pur limitatamente alla stagione estiva, rappresentano un importante sbocco occupazionale per i nostri giovani. Dall'altro lato, perché si tratta di attività che sono in grado di fornire quei servizi per la fruibilità del mare e delle spiagge che purtroppo, lo dobbiamo ammettere, la nostra amministrazione al momento non è assolutamente in grado di garantire. Come ogni cosa bella, anche il nostro territorio in realtà però presenta il rovescio della medaglia. Credo che chiunque di noi, più o meno direttamente, all'interno della propria famiglia o nella cerchia dei propri amici, ha dovuto affrontare problemi di salute strettamente connessi all'ambiente che ci circonda. In questo senso la nostra azione, come ho già detto prima, sarà diretta non soltanto a valorizzare gli aspetti positivi del nostro territorio, ma sarà diretta soprattutto ad eliminare gli aspetti negativi che lo caratterizzano. E in questo io faccio parte, per un'esperienza personale, di alcune associazioni che si occupano di patologie tumorali, di modo particolare di linfomi, leucemie e mielomi, e so la grande diffusione che queste malattie hanno nel nostro ambiente. Bene, il nostro impegno in questo senso si svilupperà innanzitutto attraverso la campagna Zero Eternit, di cui ha già parlato prima Letizia. In secondo luogo, noi prevediamo l'istituzione di un registro tumori. Si tratta in realtà di un particolare strumento la cui formazione purtroppo non rientra nella competenza dell'amministrazione locale e dell'amministrazione comunale. Si tratta infatti di elaborare dati estremamente sensibili che sono nella disponibilità dei medici di base. In questo senso noi richiederemo espressamente all'ASP un intervento in tal senso. Chiederemo che vengano svolte delle indagini epidemiologiche al fine di verificare innanzitutto quali sono le malattie maggiormente diffuse nel nostro territorio, e in secondo luogo di precisare quali sia il nesso causale intercorrente tra queste malattie e l'ambiente che ci circonda. Questo registro tumori una volta elaborato rappresenterà un importantissimo strumento nelle mani degli amministratori locali, perché sarà in grado di dare una base concreta ad una emergenza sanitaria che effettivamente esiste nel nostro paese, e pertanto questo strumento potrà essere innanzitutto utilizzato dagli amministratori locali per sollecitare un intervento anche da parte dello Stato, perché purtroppo, come avviene adesso nella terra dei fuochi in Campania, a cui purtroppo noi in questo momento non abbiamo niente da invidiare. In secondo luogo, si tratterà di uno strumento che gli amministratori locali potranno utilizzare nei confronti della stessa ASP al fine di chiedere espressamente l'apertura all'interno del nostro ospedale di reparti che siano specializzati nella cura di queste patologie che rappresentano per noi un'emergenza sanitaria. A conclusione di questo mio intervento vorrei anch'io fare una precisazione per quanto riguarda la nostra posizione rispetto alla centrale al carbone, che peraltro è un tema strettamente collegato alla tutela della salute dei cittadini. In realtà da più parti ci è stato sollecitato di fare un chiarimento su questo punto ed è per questo che noi ci soffermiamo così tanto. Forse ingenuamente non abbiamo inserito nulla in proposito nel nostro programma, ma probabilmente in questo abbiamo peccato di ingenuità, semplicemente perché ciascun candidato che compone la nostra lista, ancor prima di partecipare a questa campagna elettorale, con il proprio comportamento, con la propria partecipazione a manifestazioni e dibattiti, ha espressamente sostenuto il no al carbone. Noi siamo assolutamente contrari alla centrale al carbone. Io
come siamo contrari ovviamente all'inceneritore, cioè che credo sia una situazione ancora più grave della centrale al carbone, con rischio infatti che vengano bruciati nel termodistruttore i rifiuti di qualsiasi tipo, compreso Eternit, comprese sostanze tossiche. Quindi sono idee che noi assolutamente rifiutiamo. Spero e invito tutti voi di rivolgere queste domande non soltanto a noi, che ingenuamente non abbiamo affrontato espressamente il problema, ma anche a tutti gli altri candidati che su questo punto non si sono pronunciati, non per ingenuità, ma forse per furbizia, forse perché si vergognano di aver finora sostenuto un progetto così scellerato. Io ho finito e cedo la parola al nostro candidato sindaco Carmelo Guidi. Ora capite perché sono così orgoglioso della mia squadra, no? Penso che sia capito. Io alcune volte trovo addirittura riduttivo chiedere il voto per me quando ho così con dei candidati di questo genere. E tra l'altro quelli che non hanno parlato, credetemi, avrebbero fatto esattamente la stessa bella figura che hanno fatto loro. Ora vorrei iniziare questa seconda parte del mio intervento con una riflessione su cosa vuol dire fare politica, perché la risposta che ci siamo dati a questa domanda rappresenta in sostanza il motivo fondante del perché noi siamo qui oggi. Fare politica vuol dire interessarsi ai problemi di tutti, cercando di risolverli nel modo migliore. Vuol dire scegliere, mettersi in discussione, esporsi personalmente con le proprie idee e i propri valori. Fare politica vuol dire cercare di concretizzare ideali. Fare politica vuol dire interessarsi di lavoro, istruzione, salute, vita, morte, famiglia, ambiente, sviluppo, sicurezza e ogni altra componente dell'uomo e della collettività. Fare politica significa ogni giorno creare consenso attraverso l'esempio, rendendo note le proprie scelte e spiegandone la coerenza. Fare politica significa creare cultura, fornire strumenti per la lettura della realtà, far crescere uomini coerenti e affidabili. Significa animare confronti, sollecitare opinioni, non smarrire la visione d'insieme, offrendo a tutti la possibilità di sentire propria la battaglia politica e di parteciparvi secondo la propria possibilità. Se credete, anche voi elettori, che fare politica significhi tutto questo, converrete con me sul fatto che si può tranquillamente affermare che nella nostra città non si fa politica da tanto tempo. Una comunità che non si interroga sul proprio presente, sulla genesi dei suoi problemi, è una città che non potrà sperare in un futuro in cui il declino lasci spazio alla ripresa. E non ci possono essere alibi di alcun genere in questa mancanza di stimolo, perché la misura dovrebbe essere già colma da un pezzo. Rifiuti che invadono le strade e piazze, illuminazione a intermittenza, strade disastrate, acqua a singhiozzo, a fonte di esosi tributi che ovviamente, come anche affermato dai commissari, non si riescono ad esigere. Dovrebbe bastare questo a colmare la misura, ma se ancora non bastasse ci metto dentro anche l'enorme debito accumulato negli anni dal comune e la negazione dei diritti fondamentali di cittadinanza, per non parlare dei fatti giudiziari tuttavia in corso di definizione. È comprensibile la sfiducia, sono comprensibili la diffidenza, la ritrosia a mettersi in gioco in una situazione simile, sapendo che c'è una comunità da ricostruire dalle fondamenta, sapendo che c'è una città da cambiare. Ma ritengo che sia proprio in queste fasi, in questi momenti così difficili, che si debbano spendere le migliori energie. È in un momento così drammatico per la società che fare politica può accostarsi ai significati proprio prima elencati. Donne e uomini che hanno a cuore la città e il futuro dei propri figli devono trovare il coraggio per impegnarsi in prima persona, con l'obiettivo di garantire a tutti il proprio impegno, scrollandosi di dosso l'apatia, lottando per ciò che sentono essere giusto. Sarà una vera e propria missione, stavolta più delle altre. Per questo serve affidare la gestione della cosa pubblica a chi dimostrerà di possedere tre requisiti fondamentali: idee e programmi innovativi, competenza e concretezza e volontà spasmodica di amministrare in maniera trasparente con i cittadini.
Certamente, se si vuole invertire la rotta, la scelta non può ricadere su chi ha avuto responsabilità amministrative del disastro economico e sociale in cui versa la nostra città. Persone per bene tutte quanti, molti dei quali conoscenti e amici, ma a nostro modo di vedere, politicamente non più meritevoli di fiducia. Una rappresentanza civica profondamente rinnovata nelle persone e nelle idee è quello che serve prioritariamente a questa città. Il passo successivo sarà il riordino della macchina burocratica, che avrà il ruolo fondamentale nell'accompagnare e trasformare in realizzazioni concrete le linee di indirizzo politiche della futura amministrazione. Siamo obbligati a provarci, sono i nostri figli a chiedercelo. Siamo obbligati ad offrire loro livelli di qualità della vita accettabili. Dobbiamo insegnare loro la bellezza ed il valore dei beni comuni, dello stare insieme, del sentirsi parte di una comunità sempre. È uno sforzo necessario e dobbiamo farlo insieme, mettendoci la faccia e le idee. Non siamo tutti candidati, ma chi lo è non dovrà sentirsi solo, perché non sarà più un semplice delegato, bensì un rappresentante. E come tale dovrà costantemente interfacciarsi con i cittadini, parlare loro in maniera chiara, coinvolgerli nelle decisioni e nella gestione attraverso la trasparenza più assoluta. Mi auguro che saremo tanti a pensarla così. Me lo auguro perché credo che questa città può e deve trovare la forza per riscattarsi dai personalismi e dall'abbandono. Può e deve puntare ad essere ancora riferimento e guida, può e deve cambiare interiormente ed esteriormente. È tempo di stare tra la gente, parlarle, ascoltarle, inseguirla, rincorrerla, convincerla che dal pantano si esce solo tutti insieme e solo se lo si desidera realmente. È una sfida culturale prima che elettorale. Ripeto, è una sfida culturale prima che elettorale. Come riportato nel nostro programma, noi vogliamo una città libera, una città che amministra nella trasparenza, una città solidale, una città di cultura, una città più equa, una città che facilita lo sviluppo, una città di mare, una città pulita e rinnovata, una città che si muove, una città che coglie le opportunità. A chi pensa che il male peggiore sia l'andrangheta, io dico che l'ignoranza e la stupidità che la generano sono un male assai peggiore. Una città accresciuta nella sua cultura non sarà mai una città di andrangheta, perché offre pari opportunità, diritti e servizi, dà risposte ai bisogni, favorisce lo scambio e l'incontro, è una città aperta. È verso questo modello che ci si deve muovere. Ognuno si metta in cammino, mettiamoci in cammino insieme, c'è una città da cambiare. La città è un bene comune. Bisogna partire da questo assunto per affrontare il delicatissimo tema della partecipazione e della condivisione, come strumenti basilari per dare alla città un nuovo slancio, nuovi impulsi, nuove opportunità. Non importa la dimensione o il rango di una città, quando si formano idee e progetti che possono migliorare la vita dei suoi abitanti. Anzi, in città o cittadine di modeste dimensioni è probabilmente più facile costruire una partecipazione efficace e farla diventare dei laboratori attivi per la sperimentazione di programmi innovativi e di politiche urbane efficaci. L'opportunità per ripensare alla città contemporanea è fornita dall'utilizzo ormai capillarmente diffuso della tecnologia. In ogni casa c'è un PC, un collegamento a internet, uno smartphone. Da un lato tutto ciò può essere visto come uno spreco. Va considerato invece l'enorme potenziale che questi strumenti portano con sé per migliorare la qualità della vita e della comunità alla quale appartiene. Nell'affrontare il tema del cambiamento della nostra città si deve pensare che la piattaforma digitale possa aiutare la città fisica a compiere un salto di qualità, la aiuti ad evolversi, a diventare più attraente, più efficiente, e sarà tanto più evoluta, attraente ed efficiente, quanto più la piattaforma si integrerà con l'ambiente fisico. Infatti l'aggiunta delle tecnologie al servizio del cittadino, della possibilità di connessione virtuale, allargano gli spazi della vita sociale nei luoghi pubblici, che acquistano anche nell'immaginario collettivo dei residenti nuove funzioni, nuovi valori, nuova centralità. Vorreste ad esempio che il comune comunicasse con voi attraverso un tweet? Vorreste poter pagare le tasse da casa senza fare estenuanti file agli sportelli? Vorreste essere informati istantaneamente di ciò che accade? Guasti alla rete idrica, elettrica, eventi culturali, orari del trasporto pubblico o della raccolta dei rifiuti? Vorreste poter segnalare un problema direttamente con un messaggino?
o con una foto, invece che farlo perdendo una mattinata recandovi agli uffici competenti? Se avete risposto no, oppure pensate che sia utile ma non indispensabile, proverò a convincervi che è utile ed oggi anche indispensabile. Tutte le città, grandi e piccole, hanno la necessità di tagliare i costi di gestione per poter continuare a offrire servizi ai cittadini mantenendo degli standard qualitativi accettabili. Nonostante ciò, sono pochi i comuni virtuosi che hanno già scelto politicamente la direzione da seguire e messo in atto politiche mirate al contenimento dei costi di gestione. Le voci di spesa che è possibile abbassare sono quelle legate al consumo di energia, ai rifiuti, al ciclo dell'acqua, ai materiali di consumo e alla manutenzione di tutto ciò che ho elencato prima. Facendo di necessità virtù, le città, grandi e piccole, devono cogliere l'opportunità di evolvere e sviluppare le loro infrastrutture per offrire ai cittadini un modo diverso di vivere la città, per essere città intelligenti, città a misura d'uomo, in cui i cittadini sono posti nelle condizioni di contribuire attivamente al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in cui vivono. Facciamo qualche esempio. L'installazione di regolatori di flusso, la sostituzione delle lampade nella rete pubblica di illuminazione consentirebbe un risparmio di circa il 50% sulla bolletta elettrica che il comune deve pagare, e che paghiamo noi ovviamente. Sì, ma questo ha un costo, direte voi. Certamente ha un costo, ma oltre a esservi delle specifiche misure del POR che finanziano progetti di innovazione tecnologica, esiste l'istituto del project financing, dell'affidamento, cioè del servizio a società che investono ovviamente per trarne dei benefici, ma che consentono al comune di risparmiare e liberarsi dall'incombenza di dover mantenere la rete. Lo stesso dicasi per il ciclo dell'acqua. Noi, pensate, siamo l'unico comune, cioè, i romani 2000 anni fa, permettetemi questa parentesi, 2000 anni fa portavano l'acqua in tutte le case e non avevano energia elettrica chiaramente. Noi siamo l'unico comune che preleva l'acqua a valle per spingerla a monte. Cioè, come si fa a parlare di risparmio, come si fa a parlare di comune efficiente quando succedono ancora queste cose? Dicevo, lo stesso dicasi quindi per il ciclo dell'acqua, per il sistema di raccolta dei rifiuti, su cui però va detto, che come già anche hanno detto altri candidati, che solo una fortissima e capillare campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata può aiutare a abbassare i costi economici e sociali di questa importante voce di spesa. L'utilizzo poi delle nuove tecnologie per la comunicazione con i cittadini, sancite anche dalle normative promulgate negli ultimi anni, l'agenda digitale, il decreto Brunetta, consente un risparmio sensibile in termini di stampa, costi di spedizione e tanto altro. Altro esempio è la realizzazione di un sistema che consenta al cittadino di interagire con l'amministrazione segnalando guasti e problemi in maniera istantanea, in modo che il comune sia messo a conoscenza del problema e possa intervenire subito, risparmiando ad esempio, in caso di guasto alla rete idrica, metri cubi di acqua che vengono a disperdersi per via del guasto. Ovviamente alla base di una città intelligente deve esserci una comunità intelligente, sensibile e capace di utilizzare le risorse a sua disposizione per contribuire a rendere migliore la vita nella città. Una città intelligente risparmia energia, ricicla risorse, promuove modi di vita ecosostenibile e una mobilità intelligente, utilizza le tecnologie digitali per ottimizzare i flussi di persone, di informazione e cose, favorisce la diffusione della cultura, è aperta a quanti vi si recano per lavoro, per svago o per turismo. Quello di città intelligente è un concetto dalla forte valenza sociale. Per questo lo sviluppo di questo modello richiede il consenso informato ai cittadini e presuppone la valorizzazione del capitale sociale e culturale della città. Entrando ora nel merito della gestione amministrativa del comune, occorre che ciascun candidato a sindaco dichiari pubblicamente come e con chi intende affrontare la pesante situazione debitoria generata dalle amministrazioni che si sono succedute dal 2002 e concluse con quella del 2013 del sindaco Costantino, sciolta per infiltrazioni mafiose. Noi l'abbiamo fatto, noi lo stiamo facendo. L'attuale candidato a sindaco di una delle due liste avversarie, come già qualcuno dei candidati a consigliere ha detto, ha maturato la sua esperienza facendo parte di ben 5 amministrazioni ordinarie, delle quali 2 sciolte per infiltrazioni mafiose, non rimanendo mai nella stessa lista in cui era stato eletto inizialmente. Nella stessa lista, una delle candidate è stata anche eletta nell'amministrazione Costantino, per poi distaccarsi a causa della mancata assegnazione a un posto in giunta. Nell'altra lista poi trovano spazio 3 candidati, tutti e 3 candidati a consigliere, protagonisti delle ultime 3 legislature. Uno di questi ha fatto parte di ben 4 amministrazioni, 3 volte di maggioranza, ed un altro candidato ha ricoperto la carica addirittura di consigliere ed assessore con le amministrazioni precedenti Iaria e Costantino.
Infine, nella stessa lista. Nella stessa compagine trova spazio un candidato che ha fatto parte dell'amministrazione di Rete del 2002 e che si dimise per caso ancora non noto. Appare allora la palissiana evidenza che le altre due liste siano entrambe portatrici di quel modo di amministrare la cosa pubblica di cui stiamo tutti pagando il conto. E che, poiché costruite in continuità politica con le ultime amministrazioni, in una ipotetica, auguriamo non realistica, vittoria, porterebbe inevitabilmente il Comune a disastri ancora maggiori di quelli realizzati dai loro tanti causa. Serpeggia il pregiudizio che la nostra compagine sia giovane e che non possegga quindi una sufficiente esperienza per affrontare positivamente la condizione in cui versa il Comune. A questo proposito, in scienza e coscienza, ma senza la presunzione, ci sentiamo di rassicurare i nostri concittadini che la nostra squadra, e solo la nostra squadra, ha le necessarie competenze e le adeguate capacità per affrontare al meglio la situazione. Capacità e competenze non astratte ma reali, contingenti e dimostrate sul campo. Soltanto per sfatare questo tipo di insinuazioni che sono state fatte circolare, vi informiamo a titolo di esempio che, considerando il sottoscritto e le sole candidate donne della nostra lista, le sole candidate donne, e non me ne vogliono gli altri candidati, gli uomini, perché presentano anche loro comunque analoghe caratteristiche, gestiamo con successo annualmente nelle nostre attività un bilancio simile a quello del Comune, che si aggira in circa 20 miliardi delle vecchie lire, giusto per ricordarlo, con un numero di dipendenti a carico pari o addirittura superiore a quelli in servizio al Comune. Nel dettaglio, io personalmente gestisco ormai da diversi anni un fatturato di poco meno di 3 milioni di euro all'anno, distribuito principalmente su 4 grandi commesse, coordinando le attività di circa 20 colleghi. Ma anche Manuela, Nina, Antonella gestiscono da diversi anni le aziende di famiglia, con 7-8 dipendenti ciascuna e con un fatturato complessivo anno che è addirittura superiore da quello da me gestito, senza contare le attività proprie non portate avanti da Dalgisa e Letizia. Non sappiamo se le altre liste possono vantare candidati con le stesse caratteristiche. Ciò che sappiamo è che i nostri candidati, attraverso le loro competenze, hanno fatto prosperare le proprie attività in modo tale da mantenersi ed imporsi in un mercato globalizzato per innovazione e flessibilità, in cui si sono registrati invece più fallimenti che successi. Una volta per tutte, non si dica più che non abbiamo esperienza, anzi, oggi, mettendoci a disposizione della nostra comunità, diamo l'opportunità del cambiamento radicale, come valore aggiunto, per riportare il nostro Paese alla normalità di cui ha tanto bisogno. Noi vogliamo una merito libera dal pregiudizio, dal malaffare, dal comparato, dal sottobosco, dai favori grandi e piccoli che hanno contribuito ad affossare il ruolo dell'istituzione comunale riducendola a una bottega. Noi vogliamo una merito più giusta e solidale con i suoi abitanti, accogliente ed ospitale con i turisti. Noi vogliamo una merito più bella, una merito da percorrere, da vivere, da apprezzare e custodire. Noi vogliamo una merito senza più marchi negativi. Non più paese di 'ndrangheta, ma paese che, valorizzando le sue storiche figure, faccia di questa memoria un canovaccio per la costruzione di un nuovo futuro. Tiberio Evoli, Pietro Panuccio, i dottori Callea ed Evoli, il dottore Mazzeo, Brunetti e Minicucci, che hanno portato ai più grandi splendori l'ospedale, ma anche Donitalo Calabrò, sono solo alcune delle figure a cui ci ispireremo. Persone speciali, visionarie, che con pochi mezzi ed in tempi particolarissimi hanno fatto cose straordinarie. Oggi la congiuntura è più o meno simile. I mezzi sono pochi e le cose che riusciremo a fare le faremo grazie alla nostra passione, alla nostra tenacia, al nostro orgoglio, al forte senso di appartenenza ed amore per la nostra città. Ma riusciremo a farle solo insieme a voi cittadini. Perché da sola anche la migliore amministrazione fallisce. Ha bisogno di essere sostenuta, spronata, criticata costruttivamente se necessario, ma ha bisogno di avere la gente dietro di sé, o scarsa sarà la sua incisività dentro e fuori la città. Cari amici e concittadini,
È chiaro a tutti che quella in cui viviamo è una città da cambiare. Per quanto abbiamo sin qui detto, per le nostre motivazioni, per quelli che siamo, per quello che vogliamo fare, per come lo vogliamo fare, chiediamo il vostro sostegno. Per la prima volta non voterete degli estranei, ma voterete voi stessi.